È il momento di fare squadra, è il momento di remare tutti nella stessa direzione, è il momento di semplificare e di dare una risposta forte all'Europa, ma anche al nostro paese, alle imprese, a coloro che hanno resistito nella stagione del Covid e che si aspettano, attraverso il combinato disposto delle riforme e delle risorse che l'Europa mette a disposizione, la possibilità di un forte cambio di passo e soprattutto il dovere di colmare quel deficit di riformismo che la politica ha dimostrato in questi anni. Se Draghi va al Quirinale, noi ritorniamo alla politica esattamente com'era. E com'era la politica prima? Tu sei di destra, io sono di sinistra, tu sei un fascista, tu sei un comunista, tu sei un traditore della patria. E si chiama rumore, non è politica. Perché la destra non faceva la politica di destra, la sinistra non faceva la politica di sinistra. Pensate all'immigrazione. Per quanto ci hanno rotto le scatole sull'immigrazione? 4 anni mentre il paese declinava? Bene. La destra è andata al governo, doveva rimpatriare tutti, ha rimpatriato Salvini meno persone di Alfano. Poi è andata la sinistra, doveva integrare tutti, non ha integrato nessuno e si è tenuto i decreti di sicurezza. Forse la soluzione migliore sarebbe confermare questa situazione, cioè Draghi vada avanti, perché non è possibile che il governo più importante degli ultimi anni duri meno di un anno, no? Non è possibile che vada avanti e che ci sia la conferma di Mattarella. Fine. Domani quello che succederà è che le nuove generazioni non prenderanno più un prodotto che non abbia una impronta di carbonizzazione bassa. Possiamo anche spiegargli che se no l'acciaio costa di più, l'auto costa di più, ma loro non la prenderanno. Cioè, in questo momento le sensibilità sono queste.